E allora abbiamo detto sette servizi anche per questa puntata, parleremo ovviamente di calcio, ma anche di calcetto, di tennis e di rugby. Per quanto riguarda il calcio, non è stata una giornata felice per l'Avezzano, invece in eccellenza il Paterno ha vinto il derby contro il Capistrello fuori casa. Dicevamo dell'Avezzano che ha perso contro la penultima in classifica, risultato assolutamente inatteso, prova incolore, ma qualche avvisaglia c'era già stata nelle partite precedenti. E noi di Antenna 2 abbiamo avuto il coraggio di evidenziare che qualcosa non andava, però siamo stati tacciati di disfattismo. Non vogliamo assolutamente meriti che non abbiamo, però bisogna essere onesti con se stessi e soprattutto verso le persone che leggono e ascoltano chi fa cronaca. E allora andiamo a vedere che cosa è successo nei campionati di calcio dei quali ci occupiamo. Parliamo di Serie D Eccellenza e Promozione. In Serie D si è giocata la quinta giornata. Questo è il quadro completo dei risultati. Fuori casa Nuorese batte Alba Longa 1-0, Arzachena L'Aquila 2-1, ad Avezzano Muravera batte Avezzano 2-1, Città di Castello Trestina 2-1, Flaminia Sant'Eodoro 5-1, Lanusei Rieti 2-1, Ostiamare Foligno 1-1, a Sassari Monterosi batte Torres 3-1, Sansepolcro Latte Dolce Sassari 2-0. Classifica in testa adesso c'è l'Arzachena con 13 punti, Ostiamare 11, Avezzano e Flaminia 10, Nuorese 9, Rieti e Albalonga 8, Monterosi e Sant'Eodoro 7, L'Aquila, Sansepolcro e Città di Castello 6, Latte Dolce Sassari, Muravera e Trestina 4, Torres e Lanusei 3, chiude il Foligno con un punto. Passiamo al campionato di Eccellenza che ha fatto registrare ben 6 successi esterni. Veramente un record. Il primo è quello del Francavilla sul campo dell'Alba Adriatica nell'anticipo di ieri 5-2. Ha scoppito Montesilvano batte Amiternina 3-2. A Capistrello Paterno batte Capistrello 1-0. Cupello San Buceto 2-2. A Miglianico Martinsicuro batte Miglianico 2-0. Montorio Morrodoro 2-1. A Penne Pratola batte Penne 2-0. Angolana River Chieti 2-1. A Teramo San Salvo batte Virtus Teramo 3-2. La classifica in testa al Martinsicuro con 15 punti, Francavilla 14, Paterno e San Salvo 12, Montesilvano e Alba Adriatica 11, Pratola e San Buceto 10, Capistrello 9, Cupello 8, River Chieti 7, Montorio e Angolana 6, Morrodore e Virtus Teramo 5, Amiternina e Miglianico 4, ultimo il Penne ancora fermo a quota 0. Promozione, quinta giornata, Cologna Torrese 2-2, Fontanelle San Benedetto De Marsi 3-2, Mosciano Luco De Marsi 0-0. A Mutignano, Real Giulianova batte Mutignano 2-0, Notaresco Alba Montaurei 4-1, Sant'Egidiese Tossicia 1-0, a Controguerra Pontepomano batte Controguerra 2-0, San Gregorio Celano 2-2, Sant'Omero Balsorano 2-0. Classifica in testa Celano e Torrese con 13 punti, Fontanelle, Real Giulianova e Sant'Omero 10, Mutignano e Pontepomano 9, Luco De Marsi e Cologna 8, Monotaresco e San Gregorio 7, Sant'Egidiese 6, Tossicia 5, San Benedetto 4, Alba Montaurei, Controguerra e Mosciano 2, chiude il Balsorano fermo ancora a quota 0. Iniziamo adesso con la serie dei servizi. Il primo riguarda ovviamente il campionato di Serie D, la sconfitta inattesa ma meritata, bisogna dirlo, dell'Avezzano contro il Muravera. Vediamo che cosa è successo. Per dirla con il collega Tiziano Lauducci, che ascolterete nelle interviste del dopogara, non sempre ciò che luccica è tutto oro. E la frase l'amico Tiziano l'ha riferita alla partita che la ex capolista Avezzano ha incredibilmente perso in casa contro i sardi del Muravera. Forse ci si era illusi un po' tutti che i biancoverdi fossero la squadra migliore del girone e la battuta d'arresto potrebbe anche rivelarsi salutare, ma resta il fatto che quando noi di Antenna 2 dicevamo che i risultati c'erano, ma la qualità del gioco non sempre era all'altezza, siamo stati tacciati di disfattismo e privati di un diritto che mai dovrebbe essere tolto in regime di democrazia. Comunque ci limitiamo come sempre ai fatti e i fatti dicono che oggi i marsicani hanno giocato decisamente male. Sempre sotto ritmo, al cospetto di un avversario che invece ha corso a perdifiato per 94 minuti. Prima del fischio d'inizio, in tribuna si discuteva sul risultato finale e soprattutto se il Muravera sarebbe stato capace di segnare il suo primo gol. In un colpo solo è accaduto di tutto, ma andiamo per ordine e iniziamo a vedere il film della gara. Bastano pochi minuti per notare che in campo c'è chi si danna l'anima e chi invece trotterella in attesa della manna dal cielo. In poche parole, la capolista sembra quella in maglia gialla e al quarto prima Nurchi e poi Achenza provano a disturbare Lewandowski, ma senza esito.
Passano 3 minuti e c'è un bel inserimento di Bruno che entra in area e tenta la fortuna con questo diagonale. Nell'Avezzano l'unico che ha voglia di sudare è Bittaie, ma è troppo solo. Poi al 13° c'è un calcio di punizione di Sassarini che Tabacco va a deviare in area, ma la palla si spegne a fondo campo, anche se non di molto. E passiamo al 22° quando sulla battuta del secondo corner i sardi sfiorano il vantaggio con Chessa che colpisce un clamoroso palo a portiere battuto e fa suonare il campanello d'allarme che però non viene capito dai biancoverdi. 25° Akenza controlla, rientra sul sinistro e tira la soterra. La mira è imprecisa ma in campo continua a esserci solo la squadra ospite. Poi Tortora inverte la posizione ai due terzini perché a sinistra Nurchi sta mettendo spesso in difficoltà Di Paolo. Passiamo ora alla mezz'ora, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione è ancora il Muravera a rendersi pericoloso con Chessa, che sta per approfittare di un rimpallo a 2 passi da Lewandowski, che ha costretto a tuffarsi per evitare il peggio. 3 minuti dopo, però, l'Avezzano passa in vantaggio. Gli ospiti sbagliano nella gestione del pallone e Persia prima intercetta e poi imbuca per Bittaie, che si beve l'avversario diretto e insacca sull'uscita di Arrus. In tribuna si festeggia ovviamente, ma la gioia ha breve durata. 2 minuti ancora e il Muravera pareggia. Il cross dalla sinistra è di Sogus e in area Pinna svetta su tutti e batte imparabilmente Lewandowski. Errore di piazzamento dei difensori locali, così che alla 5ª giornata il Muravera cancella quel bruttissimo 0 nella casellina dei gol realizzati. In chiusura di tempo sono ancora i gialli a rendersi pericolosi con Nurchi che si incunea sulla sinistra e va al tiro, costringendo Lewandowski al tuffo basso per evitare il peggio. Negli spogliatoi Tortora sostituisce uno stralunato Persia con la giovane promessa d'Eramo e l'inizio della ripresa conferma che questo 17enne ha i numeri per fare carriera, ma sono sempre i sardi a menare le danze con il loro ritmo che appare insostenibile per l'Avezzano di oggi. Al 13° Akenza va al tiro da 35 metri e Lewandowski blocca centralmente, mentre i padroni di casa arrivano sì e no alla 3/4 dove trovano un muro che appare più solido della muraglia cinese. 17° serpentina di Nurchi che prova la percussione centrale e conclude proprio in bocca al portiere dell'Avezzano. 20° visto che i più celebrati compagni non riescono a trovare varchi, il piccolo Deramo ci prova in proprio con questo destro che manda la palla al lato, ma che vale un bel applauso di incoraggiamento per il ragazzo. 27° ancora Deramo che riceve, avanza e tira, stavolta un po' più vicino allo specchio della porta, ma ancora non basta. Riparte il Muravera al 33° con il nuovo entrato Ilario che prova senza fortuna il tiro a giro dal limite dell'area. E quando tutto lascia pensare alla divisione della posta, al 90° si materializza la beffa per l'Avezzano. C'è un calcio di punizione sulla sinistra e lo schema preparato da Marco Piras sta per dare i frutti sperati. Onano spedisce in area dove ancora una volta c'è un giocatore ospite in beata solitudine. Stavolta è Chessa che veste i panni del killer e a Lewandowski non rimane che alzare bandiera bianca. Allo stadio dei Marsi l'Avezzano subisce la sua prima sconfitta, ma non è tanto la perdita dei 3 punti che deve far riflettere, quanto forse un'analisi che qualche cronista aveva già avviato alla 2ª di campionato. Tesserati dell'Avezzano per noi non ci sono, allora ci attrezziamo per sentire anche un po' i tifosi, ma anche i colleghi cronisti. Luca Pulzoni è uno di questi che ha seguito l'Avezzano per tutte le partite intere, almeno in questo campionato. Luca, una sconfitta che non si aspettava nessuno, ecco, che impressione hai riportato da questa partita? Beh, una sconfitta che ha messo in evidenza tutti i limiti della squadra, i limiti a livello di gioco, a livello di impostazione, diciamo dei campanelli d'allarme che si erano visti già nelle partite precedenti e che oggi sono emersi tutti all'improvviso. Abbiamo visto una squadra, quella del Muravera, che si è dimostrata una squadra molto organizzata, soprattutto nel primo tempo, che ha costretto l'Avezzano a non giocare praticamente, soprattutto con il loro trequartista che bloccava il centrocampo bianco-verde, mentre nella ripresa, con l'ingresso anche di Deramo, che si è dimostrato un giocatore veramente interessante, l'Avezzano è riuscito a schiacciare il Muravera, però nel finale è arrivato questo gol che ha gelato un po' tutti. Ecco, 2 gol presi di testa da una difesa che sembrava veramente il punto forte di questa squadra. Come te lo spieghi? Sì, una difesa che sembrava davvero forte, evidentemente oggi
forse non era aggiornata anche a livello psicologico, e una squadra scarica e forse senza idee. Grazie. E arriva anche un altro collega, sicuramente più famoso di Luca Pulzoni, non ce ne voglia l'amico Luca, perché Tiziano Lauducci ormai lo conosciamo tutti in Abruzzo. Allora, una sconfitta che non stava scritta da nessuna parte. Prima della partita si diceva, parlando anche con i tifosi, quanto finisce? 3-0, 4-0, 5-0 e invece? Ma Plinio, ti faccio una correzione perché non è scritto da nessuna parte, nel calcio non esiste, tutto è il contrario di tutto. Ovviamente nessuno si aspettava questa debacle interna contro un avversario che, insomma, si è giocata la partita, un avversario tosto, rognoso, anche con delle buone spiccate individualità. E niente, secondo me l'Avezzano ha pagato dazio sbagliando completamente la prima mezz'ora. Una squadra timida, lenta, prevedibile, lunga, insomma, non ha giocato bene. Poi gli ultimi 15 minuti del primo tempo, insomma, qualcosa di buono si è visto, però sempre e comunque al di sotto delle aspettative. Altra musica nel secondo tempo con l'ingresso di Deramo, sicuramente il centrocampo ha acquistato più qualità, più ha verticalizzato, ci sono state delle buone geometrie di gioco, il ragazzo stesso ci ha provato in due occasioni e è stato molto sfortunato. Io penso che ormai, insomma, il posto questo ragazzo se lo sia guadagnato, ecco. Ecco, tu lo conosci bene questo ragazzo, perché all'Avezzano l'hai proposto tu, diciamolo, quindi lo conosci bene. Ecco, che cosa ti aspetti da lui? Qualcuno dice è destinato ad una carriera brillante. Beh, vabbè, andiamoci piano, perché il ragazzo sta cominciando adesso, deve crescere, è un 99, è normale che ha delle ottime doti, fisicamente non ha paura, agonisticamente è molto valido e poi c'ha tanta qualità, calcia bene indistintamente con il destro e con il sinistro, sicuramente può dare da qui alla fine del campionato un ottimo contributo alla band di Gianni Paris, è uno di prospetto, però ci vuole tempo perché il calcio si sa in malandrino, ecco, a volte dove tutto sembra oro e poi alla fine ci sono delle delusioni, quindi andiamoci piano. Il ragazzo ha delle ottime chance, deve crescere e qui Avezzano è l'ambiente suo perché io ci ho creduto sia nel ragazzo, ma credo moltissimo nella società e in quello che sono i progetti, soprattutto, ma anche nella città dove gli permette di vivere anche al di fuori del calcio abbastanza in modo tranquillo e sereno. L'Avezzano, ecco, poi negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora c'è stato questo attacco al fortapasci, come si dice, però in modo razionale, in modo scomposto, priva un po' di idee, però ecco, nel calcio ci può stare. Ma secondo te è una sconfitta che ridimensiona i progetti, i programmi, le ambizioni dell'Avezzano? No, 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 assolutamente no, assolutamente no. L'Avezzano è una squadra forte, secondo me il primo posto in classifica non era un caso, lo ha meritato a pieni voti, giocando anche in modo egregio. Tutto può succedere, sicuramente non ci aspettavamo questo ostico avversario, questo sì, però i programmi non vengono assolutamente ridimensionati perché la squadra c'è. Il campionato è ancora lungo, quindi voglio dire, per finire la giostra, come si vuol dire, dobbiamo tornare ancora al mare il mese di giugno, quindi da qui alla fine ne vedremo delle belle. L'Avezzano ha tutte le chance per riconquistare il primo posto che merita. Piras, il tecnico del Muravera. Allora, i pronostici della vigilia vi davano per battuti in partenza. Muravera che non aveva segnato neanche un gol e invece oggi avete rivoluzionato il gioco del calcio. Che è successo? Tutto in una partita. No, ma è successo che oggi ho potuto schierare dopo 5 giornate la formazione, cioè, ho potuto fare delle scelte perché domenica scorsa mi mancavano 5 titolari, l'altra domenica 2, e quindi noi abbiamo una rosa ristretta, è difficile poi mettere in campo 11 persone valide. Tra l'altro con la Torres meritavamo di vincere. Domenica hanno fatto un tiro in porta e un gol, quindi non ci ha neanche girato. Oggi probabilmente abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato. Penso che sia una vittoria meritata. Dispiace per l'Avezzano perdere al 90esimo, però poi ci abbiamo sempre creduto. Quindi Avete corsa per defiato per 94 minuti, ma è questo il vero Muravera? sì, ma noi giochiamo, il nostro carattere, se non giochiamo così noi retrocediamo.
Le caratteristiche nostre sono queste: una squadra che lotta su tutti i palloni, che cerca di proporre un po' di calcio con i suoi pregi e i suoi difetti, però penso che oggi la squadra abbia dimostrato attaccamento alla maglia, perché poi anche in settimana ci hanno buttato un po' di fango sopra, parlo di qualche giornale, ma non vostro, e quindi ci dispiace, non siamo poi così brutti. Forse oggi avete trovato un avversario in tono un po' dimesso. Ma non lo so, le notizie che avevo erano di un Avezzano tosto, di un Avezzano molto forte in casa, di un Avezzano con gli attaccanti pericolosi. Non so, io non vorrei sminuire la prova dei miei ragazzi, perché poi alla fine c'è sempre una squadra che gioca meglio o gioca peggio. Secondo me l'Avezzano è una bella squadra e sarà difficile poi per gli avversari, cioè prendere punti qui. Un bell'ambiente. E dopo aver visto il resoconto su Avezzano Muravera, passiamo al campionato di Eccellenza. Ci occupiamo del derby, bel derby fra Capistrello e Paterna. Hanno vinto gli ospiti per 1-0. Gli invincibili contro Dr. Jekyll e Mr. Hyde, echi vagamente hollywoodiani al comunale di Capistrello per un derby molto sentito perché snodo, per ambizioni nemmeno troppo celate. Cinefili improvvisati per dire che il Capistrello è ancora imbattuto, mentre il Paterno cambia pelle in peggio appena si allontana dallo stadio dei Marsi. Che partita sarà? Una cosa appare chiara: i paternesi, abbigliando il loro estremo di bianco-verde, sperano che eventuali marcature subite finiscano nel carniere dei cugini avezzanesi. Scherzi a parte, il match si presenta ricco di spunti e di alto livello sin da subito. Godibile, teso, ma dai ritmi blandi. Primo squillo granata già al secondo minuto, quando Mauti calcia potente ma non preciso e così sfuma il tiro di punizione. 6 minuti e il Paterno prova ad alleggerire con Kras che apre troppo il compasso, vanificando il tutto. Ancora ospiti protagonisti al decimo con La Selva che dà una certa profondità alla manovra, ma poi va a sbattere contro i guantoni di Cattafesta, in senso figurato ovviamente. 25esimo, ancora La Selva che si sgancia, arriva in posizione di sparo, ma viene rimpallato. Mezz'ora sale il Paterno, si sveglia Leccese che mostra tutto il proprio talento, ma Cattafesta risponde da par suo. Il gol è nell'aria e arriva 2 minuti più tardi quando l'estremo palentino tarpa di nuovo le ali a Leccese, ma questa volta c'è Kras a sparigliare siglando la rete del vantaggio nerazzurro. I Granata provano un'immediata reazione e al 35esimo recriminano con i centimetri quando Lepre e Dema si trovano a meraviglia, ma oltre la linea dei difensori paternesi. Sipario sul primo tempo e ripresa che fatica a decollare tanto che le prime tracce di vita sportiva si mostrano al 22esimo con questa interurbana di Bolzan. Nerazzurri che mettono in ghiaccio il match, ghiaccio bollente ma pur sempre ghiaccio, che il Capistrello proprio non riesce a sciogliere e anzi al 92esimo un fraseggio nella pampa fra Leccese e Bolzan vede quest'ultimo sfiorare la trasversale. Ma la sostanza non cambia, a rincorrere la vetta sarà il Paterno. Per il Capistrello invece la casella delle sconfitte da stasera non è più in tonsa. Dopo partita con un Fabio Iodice ovviamente soddisfatto. Sì, sono soddisfatto per la prestazione della squadra perché venire qua a Capistrello e vincere a Capistrello non è facile perché questo è un campo difficile contro una squadra forte. Per me Capistrello sicuramente sarà una squadra che lotterà sicuramente per i quartieri alti, quindi sono soddisfatto. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo dove potevamo, tra virgolette, chiudere quella partita. Poi il secondo tempo è stata secondo me una partita equilibrata, è stata più tattica, diciamo, è stata combattuta a centrocampo e alla fine l'abbiamo spuntata noi, penso pure meritatamente. Chiave tattica probabilmente giustissima, la differenza sta proprio a centrocampo, c'è più fosforo nel Paterno. Ma sicuramente noi in mezzo a campo abbiamo giocatori di qualità, quindi è normale che quando hai giocatori di qualità sicuramente qualcosa in più, però pure il Capistrello ha fatto una grossa partita, quindi ecco perché sono soddisfatto. Vincere qua a Capistrello no, non era facile. Meglio affrontarla adesso o dopo? Ma
le squadre dobbiamo affrontarle tutte, quindi o prima o poi bisogna sempre affrontarle, però ripeto, sono contento perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo preparato in base durante la settimana e alla fine credo che l'abbiamo pure, alla fine penso che il risultato sia stato meritato. Ad oggi era emerso anche per una serie di circostanze un paterno parecchio casalingo, iniziamo ad allontanarci allora da Izzano. Guarda, sicuramente, perché veniamo da due sconfitte fuori casa, però poi se andiamo a analizzare le partite fuori casa, a parte il risultato che giustamente abbiamo perso, però credo che a Martinsicuro abbiamo fatto una partita che è stata equilibrata nei 60 minuti, poi abbiamo regalato due gol noi. A Teramo credo che non ci sia stata partita per quanto riguarda il gioco, abbiamo creato 7-8 palle gol, poi però per un tiro in porta prendi i gol e prendi la partita, quindi ero dispiaciuto per il risultato a Teramo, ma soddisfatto per la prestazione perché ho visto una squadra che comunque ci stava e penso che lo stiamo dimostrando tuttora. Fabio, i valori si stanno delineando ovviamente, scegli la rivale ufficiale, una sola. Guarda, lo dicevo adesso dentro il spogliatoio ai ragazzi, questo è un campionato che non puoi dire una rivale, perché giustamente viene in mente Francavilla, ma a parte Francavilla, Capistrello, Cupello, Martinsicuro, San Salvo, Angolana, San Buceto. Che... Allora mettiamola così, chi temi di più? Ma noi stessi, se noi giochiamo da squadra come abbiamo fatto oggi ci possiamo levare qualche soddisfazione. Qual è il vostro limite di testa? Una squadra troppo di Serie D per stare in eccellenza? Sicuramente all'inizio abbiamo peccato su questo, però pian piano i ragazzi stanno capendo che il campionato di eccellenza è difficile, quindi devi lottare su tutti i campi. Quindi per vincere le partite ci devi mettere il cuore, come è successo oggi. Prossimo turno contro Angolana? Angolana in casa, sì. È una partita anche quella delicata. Sì, ma lo dicevo prima, in eccellenza partite facili non ci stanno, quindi da domenica troveremo un'Angolana che secondo me l'Angolana pure sulla carta è una squadra forte, sta trovando qualche difficoltà all'inizio, però sicuramente ha dei valori importanti. Dopo partita con il bomber Ilario Lepre, oggi dalle polveri bagnate, ma insomma diciamo che gli spunti positivi non mancano per la vostra stagione. Sì, no, è stata una partita equilibrata, purtroppo è stata decisa da un episodio a loro favore, e andiamo avanti e lavoriamo per la nostra strada, complimenti a loro per la partita vinta, pensiamo a noi, pensiamo con la testa già domenica prossima e va bene, bisogna lavorare per migliorarsi, quindi va bene, purtroppo. Era un match per misurare un po' le vostre forze, le vostre ambizioni, ecco perché il Paterno, come dire, non è l'ultima arrivata. Questa sconfitta cosa significa al di là degli episodi? Oh, vabbè, significa che complimenti a loro che sono stati più bravi di noi a concretizzare l'occasione avuta. Noi dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare se vogliamo aspirare a qualcosa di importante, però testa bassa e secondo me dobbiamo migliorarci ancora parecchio, quindi per fare qualcosa di grande bisogna solo con il lavoro e poi vediamo. Ilario, se parliamo di lotta, ovviamente tu vuoi essere, come dire, un cardine, una guida, visto tutto quello che hai dovuto passare. In tal senso ti portiamo insomma i complimenti e gli auguri da parte di tutti. Domani cosa sarà per Lepre? Hai progettato, pianificato, sei tornato a pensare al domani? Ma mi godo il momento, mi godo il ritorno perché era fondamentale, questa è la mia vita, quindi diciamo che se non vivo di calcio era quello più che altro la mia priorità. Poi il domani vediamo, c'ho un bambino da crescere, quindi è la prima cosa essenziale. E poi è arrivata la mazzata della cessione di Higuaín. Da napoletano sì, dai. E della sconfitta odierna, oggi è una giornata. Quindi oggi da cancellare, dai. Pensiamo a domenica prossima, dai. Senti, prima di parlare di domenica prossima, per chiudere, fissa un obiettivo per tutto il Capistrello. No, bisogna, ti ho detto, bisogna lavorare... Più concreto? Playoff? No, dai, dai. Pensiamo prima alla salvezza, poi dopo la salvezza ci pensiamo. Ci ho provato. Grazie. Dal calcio andiamo nelle varie palestre per parlare di calcetto, calcio a 5 se preferite, due servizi per il campionato di Serie C1, Trasacco Minerva Chieti 1-1 e Sport Center Celano Area L'Aquila 3-2. Vediamo questi due servizi.
tanta buona volontà da parte del Trasacco e anche tante azioni da gol, ma per 59 minuti su 60 non c'è stato verso che la palla finisse alle spalle del portiere avversario. E alla fine poco ci è mancato che non si materializzasse anche la beffa. È finita con la spartizione della posta e ai marsicani, che tanto si sono lamentati della direzione arbitrale, la cosa non è che sia piaciuta granché. All'inizio Di Cola si affida all'esperienza dei suoi senatori, con Taricone tra i pali e poi Franchi, Venditti, Leone e D'Agostino. Dall'altra parte troviamo invece Ambrosini, Nucilli, Paludi, Pantalone e Galliani. L'avvio è di marca locale, al sesto su una veloce ripartenza. Leone potrebbe andare al tiro, ma preferisce l'appoggio per un compagno che però arriva in ritardo. Passano tre minuti e sul rilancio di Taricone, D'Agostino colpisce bene di testa, sfiorando il bersaglio. Ventunesimo, bella iniziativa di Baldassarre, che salta un paio di avversari, ma non trova il compagno al momento dell'ultimo passaggio e tutto sfuma ancora una volta. Ventiquattresimo, c'è lavoro anche per Taricone, chiamato a sventare un tiro di Cicco Tosto, scagliato da non più di 8-9 metri. Il Trasacco riparte a testa bassa alla ricerca del vantaggio, ma deve fare ancora i conti con Ambrosini, che sul tiro da distanza ravvicinata ha un gran riflesso. Ventottesimo, sembra fatta per i Fucentini, quando D'Agostino e Jacobelli si trovano tra i piedi un pallone che meriterebbe ben altra fortuna che toccare la base esterna del palo e terminare nuovamente sul fondo. Un minuto dopo, su azione partita da calcio d'angolo, è Pantalone a sfiorare il montante con la girata che abbiamo appena visto. E in chiusura di tempo ci prova D'Agostino per l'ennesima volta. Il numero 10 intercetta e va al tiro, ma la fortuna non è dalla sua e al riposo si va sul nulla di fatto. Si riparte dopo l'intervallo e le battute iniziali lasciano pensare allo stesso cliché del primo tempo, ma a sorpresa passa invece la Minerva. È il terzo minuto quando, su un calcio piazzato molto contestato dai marsicani, Pantalone lascia partire un tiro che viene smorzato dai biancorossi, ma non tanto da impedire al pallone di varcare la linea di porta. Minerva in vantaggio e beffa che pian piano prende corpo. Ma il Trasacco non ci sta e si ributta a capofitto in avanti per riequilibrare le sorti. Al nono Cardarelli sfiora il gol quando, a un passo dalla porta, cerca il pallone senza trovarlo e poco dopo è Venditti che viene stoppato in estremis. Diciannovesimo, calcio piazzato per il Trasacco. Tira Franchi e subito si innesca una mischia che per alcuni istanti dà l'illusione del gol, ma resta appunto solo un'illusione. Tre minuti dopo Franchi rimedia il secondo giallo e quindi l'espulsione, perché è costretto a stoppare un avversario ormai lanciato a rete, ma la Minerva non approfitta della superiorità numerica. Spinge e spinge, alla fine il Trasacco, il pari lo agguanta. È il 25esimo quando Luca D'Agostino finalizza un'azione partita sulla destra ad opera di Jacobelli e l'esultanza dei biancorossi è questa volta più che giustificata. Ora i Fucentini cercano la vittoria e poco dopo ci vuole un mezzo miracolo di Ambrosini per evitare ai suoi la capitolazione sul tiro di Angelini a colpo sicuro. L'assalto finale dei marsicani è quasi commovente e pochi secondi prima del fischio finale Angelini riesce a saltare anche il portiere ma mette a lato a porta vuota, fissando un pareggio che al Trasacco lascia parecchio amaro in bocca. Lorenzo Petrocco, tecnico della Minerva Chieti. Una partita accesa, stavate quasi per fare il colpaccio, poi non ce l'avete fatta. Comunque il Trasacco sicuramente un punto almeno l'ha meritato. Sì, è stata una partita, diciamo, da un tempo a testa. Il primo tempo abbiamo giocato meglio noi, il secondo, diciamo che alcuni errori con l'uomo in più, il tiro libero alla fine e quant'altro, un po' di cattiveria si poteva portare a casa il risultato, anche se non ci dimentichiamo che all'ultimo secondo il Trasacco ha sbagliato il gol della vittoria, quindi va benissimo così, un pareggio che va bene. Vi siete lamentati degli arbitri, sia voi che i padroni di casa? Io degli arbitri non parlo, meglio così. Però ci sono stati tanti falli. Sì, abbastanza, diciamo che falli a palla lontana, le classiche cose, purtroppo fa parte del gioco, fa parte. Quindi come dire, come sbaglio io a fare i cambi, sbaglia il mio pivot a mettere la palla dentro, può sbagliare anche l'arbitro. Va bene così, va bene. È un campionato ancora presto per dire chi va bene e chi non va bene, però qualcuna forse gode dei favori del pronostico? Ma oddio, dicono Guardia Grele.
Poi non so, sinceramente a me interessa la mia squadra. Oggi ci siamo presentati con due ragazzini del 2000, un 99, un 98, un 97, quindi abbiamo tenuto testa a una squadra che sulla carta con Leone e Company si devono giocare almeno i playoff, se non il campionato, perché è un'ottima squadra il Trasacco. Un'ottima squadra, però forse un tantino avanti con l'età. Beh, il campionato di C1, diciamo che l'esperienza serve. L'esperienza serve sotto questo aspetto qui, forse un po' troppo, però non so, adesso io guardo dentro casa mia, quindi va benissimo così, va benissimo con 6-7 under, quindi abbiamo fatto un'ottima partita, quindi all'occhio di tutti i ragazzini del 2000 che sono addirittura ancora lievi, quindi forse siamo una delle squadre più giovani del panorama della Serie C, quindi con tantissimo avvenire, parlo di Pantalone, lo stesso Rinardo, la Rovere, Cicco Tosto, i fratelli Cicco Tosto, quindi diciamo che di materiale ce n'è. Di buona volontà il Trasacco ce ne ha messa tanta, tanta per davvero, però alla fine stava per essere addirittura beffato. Massimiliano Di Cola che ha diretto dalla panchina, insomma di azioni ne avete fatte tante, di occasioni ne avete avute, però in porta ne avete infilata una soltanto. Perché? Ma è un periodaccio, sabato scorso è stata la stessa cosa, giochi bene, poi alla prima occasione prendi gol. Purtroppo è il bello di questo sport che macini tanto e raccogli poco, però speriamo che già sabato prossimo a Teramo ci rifaremo, perché stiamo lavorando bene. In settimana non ci sono stato per infortunio alla schiena, però i ragazzi si sono allenati bene, mi hanno detto, e purtroppo questo è campo. Purtroppo noi veniamo dal sintetico, veniamo abituarci a questo terreno, è un po', ci metteremo un po', però la squadra sta rispondendo, speriamo di fare bene già da sabato. Facevo un'osservazione prima con il tecnico avversario, Trasacco, che ha messo tanta esperienza in campo, a guardare però le carte identità, forse è una squadra un po' avanti con gli anni, non ci sarebbe necessità di qualche ricambio ulteriore? Questo è bella di domanda, perché purtroppo noi abbiamo qua un bacino d'utenza inferiore a quello che hanno sulla costa. Sulla costa hanno, ogni squadra di calcio a 5 ha 100 iscritti di bambini. Noi non abbiamo scuola calcio, nessuna scuola calcio, tranne la Fenice, il resto tutto calcio. Quindi dobbiamo sperare che qualche ragazzo si stufa del calcio, come abbiamo noi qualcuno come Florido, che purtroppo stava squalificato e viene a darci una mano, perché sennò finché gioca Damiano e Peppe non andremo avanti. E infatti è difficile anche per chi deve fare l'allenatore, perché chiaramente le scelte poi sono obbligate. Allora, torniamo un attimo alla sconfitta di sabato scorso, come è maturata? Ma sabato scorso è simile a oggi, anzi sabato scorso è stato anche demerito nostro, perché abbiamo corso poco dentro un pallone, quindi era già caldo, abbiamo corso poco, erba sintetica alta, il pallone camminava da poco e loro tanta corsa, perché tutti i ragazzi, quindi ci abbiamo messo del nostro. Poi 2-2, mancava 2 minuti, un fallo su mi sembra Florido. Hanno preso palla e hanno fatto gol. Gli arbitri purtroppo sono questi. Gli arbitri, allora, l'argomento hai tirato dentro tu. Oggi vi siete lamentati tantissimo. Di errori pare che ne abbiano fatti un bel po' questi due ragazzi. Ma noi dobbiamo fare gol. Gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi. Quest'anno stanno sbagliando un po' di più, però purtroppo questo gira e ci dobbiamo accontentare e dobbiamo lasciarli perdere. Oggi a vedere abbiamo preso un'espulsione, 4 cartellini noi e giochiamo in casa. Se andiamo fuori che succede? Dobbiamo lasciare perdere gli arbitri, dobbiamo pensare a fare gol e basta. L'unica cosa è questa, perché se no non andiamo avanti, perché purtroppo gli arbitri che girano sono questi, non è che possiamo pretendere di meglio, sono questi, ci dobbiamo tenere questi e speriamo che se li aiutiamo pure noi cresceranno insieme a noi, se no dobbiamo lasciare stare. Che campionato sarà per il Trasacco?
Ma noi puntiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, il nostro campionato là sopra, cercando di ripeterci come sempre. Purtroppo eccolo qua, abbiamo il problema del palazzetto. Noi, anche volendo fare una squadra attrezzata per andare in Serie B, dovremmo venire sempre a giocare a Vezzano, quindi ci limitiamo a questo, sperando che poi se siamo... Quindi non c'è nessuna speranza che l'amministrazione comunale di Trasacco vi dia una mano e crei una struttura, ma non soltanto per far giocare voi del calcetto, un palestrone buono per tutta l'attività di Trasacco, ma anche di qualcuno che sta lì vicino. Speriamo, guarda, se ne sentono tante cose a Trasacco, chi dice che si può fare, chi dice che non si può fare, chi... Purtroppo, come ti ripeto, se era il calcio si poteva fare tutto, calcio a 5 non si può fare niente, poi altri sport può darsi pure che qualche cosa si muove, ma il calcio a 5 purtroppo è questo e ci teniamo questo. Reduce dalla proficua trasferta vezzanese, lo Sport Center prova a tenersi stretta la vetta a forza di vittorie nell'esordio casalingo contro l'Aquila. Un match ostico ma non impossibile per un quintetto che sembra aver impattato alla perfezione con la categoria. Aria di derby quindi anche oggi di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta che già al sesto può esultare per un bel fraseggio Alfano-Cotturone che porta quest'ultimo alla conclusione vincente. Celano avanti di 1 e in pieno controllo vicino al raddoppio 10 minuti più tardi con un bello scambio finalizzato dagli anni ma non in maniera vincente. 60 secondi e si palesano tracce rosso-blu con Giorgini che viene fermato in extremis. Al 22esimo poi un super Alfano con raro tempismo regala il 2-0 ai suoi. Celano in palla e Di Curzio che al 25esimo viene tratto in inganno dalla mimetica dei suoi. Troppo altruismo non sempre paga, ma il numero 7 celanese ci riprova dopo pochi secondi con migliori fortune per Cotturone comunque frenato dall'estremo ospite. E noi passiamo alla ripresa che si apre con i rossoblù molto più propositivi ma a rischio contropiede. Siamo al 7° quando Torrelli scucchiaia in bello stile ma non è fortunato con le misure. Al 15esimo però gli aquilani riaprono il match con Bizzarri che carica a giro e trova la sponda giusta. Palla che si appoggia sul palo e va poi a gonfiare la rete per l'1-2 che resiste appena un paio di minuti perché poi la premiata ditta di Curzio Alfano provvede a blindare di nuovo il vantaggio. 3-1 e Torrelli di nuovo vicino alla marcatura al 19esimo con un tocco felpato ma leggermente impreciso. 21esimo, colpo di genio su punizione, griffata Torrelli, sempre lui, ma la difesa ospite si salva fortunosamente. Un giro di lancetta e un tunnel a firma di Girolamo porta ancora i rossoblù a contatto. E così le fasi finali diventano intense e vibranti. Al 26esimo, per esempio, Scipione calcia a botta sicura, ma viene rimpallato. Al 30esimo, infine, una deviazione su conclusione di Eliseo non mette a dura prova Montagliani, che si supera e regala 3 punti d'oro ai suoi, che così rimangono a punteggio pieno. E chi ben comincia... Dopo partita con Gianni e Torrelli, allora mi hanno chiesto domande semplici, perché dopo un 3-2 il trauma è notevole, ma la vittoria è arrivata comunque. Beh, un 3-2 che ce lo siamo cercati noi, perché siamo sempre stati avanti. Abbiamo compromesso noi il risultato, perché con 2 disattenzioni nostre abbiamo regalato 2 gol. Quasi compromessa. Quasi compromessa. Abbiamo fatto il contrario di quello che aveva chiesto il mister, di non compromettere la partita con i nostri, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Federico, vabbè, sono cose che accadono soprattutto salendo di categoria, comunque siete sempre dei novizi qui in C1. Un 3-2 contro l'Aquila ha un peso specifico notevole. Sì, questo 3-2 ci dà molta fiducia, ci fa imboccare una strada che potrebbe essere quella giusta per raggiungere la salvezza quanto prima, e magari puntare anche a qualcosa in più una volta raggiunta la salvezza. E che ci dà fiducia anche perché l'Aquila è una squadra che milita in questa categoria già da un anno e ha giocatori che hanno militato in questa categoria per molti anni, vedi vari di Girolamo e Ascaride che ovviamente hanno fatto anche un'ottima partita,
ma noi andiamo partita per partita per puntare al meglio, ecco, perché comunque sia siamo nuovi e possiamo, oltre che avere inesperienza, ma possiamo anche essere la sorpresa della C1, anche perché anche noi abbiamo gente esperta in campo e comunque sia possiamo dire la nostra, ecco, in ogni partita, come d'altronde la C1, visti i risultati della settimana scorsa e non so di questa. Per te appunto una nuova esperienza, se ricordo bene non hai esperienza in C1 in passato, no. E come ti stai trovando? Cioè l'impatto con la categoria è stato peggiore, migliore o migliore rispetto al previsto? L'impatto purtroppo è arrivato tardi perché due giornate di squalifica che mi portavo dall'anno scorso, ahimè, ma quest'anno... È saltato la prima. Le prime due di Coppa. Ma sostanzialmente il mister sta lavorando anche, questo, anche su questo aspetto, su di me personalmente, anche come tutta la società, che ringrazio, che stanno facendo un ottimo lavoro, dandoci il meglio e tutto il possibile per pensare solo a essere giocatori sostanzialmente. Noi passiamo nuovamente a Piero, che invece la categoria conosce meglio. E come hai trovato questa C1? Sembra, come dire, un po' più livellata verso il basso rispetto al passato, più umana. Sicuramente molto più umana, forse in passato il livello era un po' più alto perché scendevano giocatori addirittura dalla 2 per queste categorie. E pensare di spendere 70-80 mila euro per vincere un campionato di C1 va a discapito di squadre forse come noi che non danno rimborsi o cose del genere. Il livello è questo, si può vincere e si può perdere tutti quanti, dalla prima all'ultima, quindi viviamo partita dopo partita, intanto 6 punti ce li abbiamo e li mettiamo in conto per la salvezza. Quindi l'obiettivo è solo la salvezza o è una frase di circostanza? No, l'obiettivo deve essere quello, perché per il primo anno va bene raggiungere la salvezza al quanto prima possibile. Poi, come ha detto Federico, se andremo oltre saremo bravi, intanto pensiamo a fare più punti possibile. Tanto avete conosciuto già diverse avversarie, fra quelle viste chi sembra la più dura, ecco. Beh, non so se Chieti, Celtic Chieti, pure la stessa Guardia Grele, nonostante ha perso la settimana scorsa, saranno squadre attrezzate, perché lo sappiamo tutti quanti, nella Costa Pescarese ci sono molti più giocatori e c'è più giro, però qua le società stanno lavorando bene, a partire da noi che stiamo facendo giocare tanti giovani, il mister ci sta puntando, quindi piano piano colmeremo questo gap. Quindi. Che campionato faranno le marsicane? Le marsicane sicuramente un buon campionato, visto il Trasacco che comunque, anche se è partita con un passo falso, non so cosa abbia fatto oggi, però sicuramente potrà dire la sua con giocatori esperti e con un gioco espresso come gli altri anni sostanzialmente. Beh, anche la Fenice sostanzialmente è un'ottima squadra, l'abbiamo affrontata la settimana scorsa, tant'è vero che ci ha messo in difficoltà per il primo tempo, che sostanzialmente abbiamo regalato, però... è un'ottima squadra con tanti giovani, il mister Mauro Renzi sa come farli crescere bene questi giocatori. Che campionato farà Torrelli? Oggi sfortunato con i centimetri. Non importa il mio campionato, l'importante è la squadra. Alcuni mi etichettano come singolo, però tengo molto più alla squadra nonché alla mia prestazione. Certo, fare una prestazione buona è sempre meglio, ecco. Però fare una prestazione un po' più livellata, diciamo. E la squadra, avere una squadra vincente va bene così lo stesso. Per chiudere un po' sopra le righe, se sei d'accordo ci prendiamo un po' di meno sul serio. Allora, tutti a fare soft air con questa tenuta mimetica? No, questa è la divisa di riserva, perché la teniamo per le grandi occasioni. Oggi ci tenevamo perché l'Aquila 2 anni fa ci ha strappato il campionato, quindi abbiamo indossato la divisa vecchia. Quindi questa in realtà è la divisa del Napoli? Sì. La seconda divisa, no. Dai, oggi ci ha portato bene. In passato ci abbiamo perso con questa maglia, oggi sfatato un tabù. Il tabù, esatto. Quindi giocherete sempre con questa maglia? Vediamo sabato prossimo che colore hanno gli avversari. È il momento di dare spazio ai ragazzini, ai più giovani, agli aspiranti calciatori. Vi proponiamo questa sera il servizio dei ragazzini di Liberati. Parliamo ovviamente della Marsica Calcio. Torniamo sui campi della Marsica Calcio per parlare con Pierluigi Liberati e con la sua bellissima squadra di ragazzi che partecipano al campionato allievi regionali. È incominciato anche il loro campionato, due partite con...
Francavilla in casa e Roseto fuori. Risultati? Fortunatamente finora 2 vittorie, 6-1 con il Francavilla e 3-2 con il Roseto. Insomma, meglio di così per Luigi non si poteva incominciare. 6 gol al Francavilla, che pure insomma non credo che sia l'ultima arrivata. Cioè, troppo forti voi oppure? No, il punteggio è un po' bugiardo, forse loro meritavano qualcosa in più. Siamo stati anche un po' fortunati in alcune situazioni, ma infatti la partita successiva loro hanno vinto, quindi è una buona squadra. Allora, dopo queste 2 partite, che idea ti sei fatto di questi 2 ragazzi? È un bel gruppo, anche se non è ancora omogeneo, visto che sono saliti alcuni giovanissimi, qualcuno è venuto da fuori, e comunque ci sono molti 2001, quindi non è un gruppo omogeneo di ragazzi nati nel 2000, quindi è un po' misto. Tecnicamente abbastanza dotato, forse penalizzato un po' dal punto di vista fisico, non siamo proprio eccelsi da quel punto di vista. Tu da 2 anni lavori qui con la Marsica Calcio, ecco, che esperienza hai maturato in questo tempo? Questa è una società che ti permette di lavorare tranquillamente, e dove arrivano quasi tutti i migliori ragazzi della Marsica. Purtroppo potrebbero arrivarne altri, perché magari dovremmo creare delle realtà tipo come fanno sulla costa, che magari c'è una società più importante che raccoglie i migliori ragazzi. Questo qui da noi ancora non si capisce, però insomma considera che io quest'anno ho 32 allievi. E come fai a utilizzarli tutti? Faremo anche il campionato di allievi sperimentali per preparare poi successivamente l'anno prossimo il regionale. Beh, qualcuno magari dei ragazzi non sarà eccessivamente contento, perché in campo si va sempre in 11 con qualche riserva, però... Siamo in tanti, però facendo 2 campionati ci stiamo tutti, insomma, 18 convocati la domenica, 16 o 18 convocati il sabato, ci stiamo tutti. Quanti allenamenti fai? Facciamo 3 allenamenti settimanali e poi la domenica ne andiamo quasi sempre fuori, purtroppo le trasferte, perché qui nella Marsica ci siamo soltanto noi e Tagliacozzo come realtà regionale. Senti, gli allenamenti sono quelli classici, cioè il primo giorno soltanto atletica, poi pallone, come vi siete organizzati? No, noi, a parte che io non sto da solo, lavoro con un altro allenatore che si occuperà poi della squadra sperimentale e con il preparatore dei portieri. E no, gli allenamenti sono molto pallone, stiamo parlando di ragazzi, molta tecnica. Certo, agli allievi bisogna lavorare anche da un punto di vista fisico-atletico, perché trovi squadre preparate anche da quel punto di vista, e qualcosa di tattica, perché è necessaria un'organizzazione di gioco, ci vuole, non puoi andare da sprovveduto su certi campi. Il modulo, perché a questa età penso che sia valido parlare anche di modulo, 4-3-3, 4-4-2, ecco, come ti regoli? Io non mi piace molto parlare di numeri, ma di organizzazione. Noi attualmente stiamo giocando con un, se vogliamo dirla così, con un 4-2-3-1, ci permette di attaccare in molti, e se riusciamo a capire che bisogna anche difendere giocando così, forse andrà meglio, va bene. Senti, 2 partite soltanto, però il girone forse è già abbastanza delineato, ancora è presto per esprimere giudizi e quindi per fare anche programmi. Il girone no, è presto per esprimere giudizi, il girone non è ancora delineato, dopo 2 partite non si può vedere niente ancora. Ci sono le squadre solide, Alba Adriatica, San Nicolò, il Delfino Flacco Pescara, queste sono le squadre che comunque sono la Miternina stessa, squadre un po' più organizzate. E poi speriamo di starci pure noi e giocarci quell'accesso all'elite a fine anno, vediamo un po'. E allora andiamo un po' a conoscere questi ragazzi uno per uno.
Eccoli allora i ragazzi che stanno giocando bene, così ha detto l'allenatore, stanno facendo risultati. Li presentiamo, meglio, si presentano da soli uno per uno, poi con il passare delle trasmissioni delle settimane andremo un po' più nei dettagli. Allora, il primo si chiama? Angelo Ranalli. Ruolo? Difensore centrale. E sei anche il capitano? Sì. Ma qualche rimprovero glielo fai ai tuoi amici? No, no. Non c'è bisogno o c'è, hai timore tu a farlo? No, non c'è bisogno. Andiamo avanti. Cherubini Vinicio. Ruolo? Centrocampista centrale. Cancelli Manuel, esterno d'attacco. Mahmoud Moulem, terzino sinistro. Palaccoli Lorenzo, difensore centrale. Veramo Piero, trequartista. Burzilli Simone, esterno d'attacco. Lorenzo Presutti, attaccante. Lorenzo Giovagnori, esterno d'attacco. Lupiani Thomas, trequartista. Franchi Luigi, esterno d'attacco. Ma tu non dovresti fare il corridore a piedi, o no? Non dovresti essere un fondista, un podista? Cesare, sì. Però non ti piace correre tanto? No, no. Vabbè, meglio il pallone, giustamente. Ti chiami? Cristian Ridolfi, difensore centrale. Taglieri Mirko, terzino sinistro. Matteo Di Pasquale, difensore centrale. Ma giochi con l'orecchino? Sì. L'arbitro non ti dice niente? Non ci credo. Andrea Dello Iacono, terzino destro. Luca Mozzetti, centrocampista centrale. Andrea Ossiangelo, terzino destro. Ecco, questo ragazzo è infortunato, non si può allenare, però vedete che è presente anche lui, quindi il gruppo significa anche questo. Di Renzo Francesco, centrocampista. Lorenzo Lalletta, portiere. Dell'Undo Marcello, portiere. Altri due servizi per chiudere questa puntata di Domenica Sport. Ci occupiamo di rugby e di tennis. Per quanto riguarda il rugby, sta per iniziare la stagione e noi siamo andati a trovare gli amici della squadra avezzanese e vi proponiamo il servizio di presentazione della squadra e della stagione che sta per iniziare. E poi parleremo anche di tennis. Siamo andati a realizzarlo al Circolo Tennis La Pineta. Presentazione dell'Avezzano Rugby, siamo nella clubhouse di Via dei Gladioli e al nostro microfono c'è il presidente, neo presidente Alessandro Seritti dell'Avezzano Rugby. Allora, innanzitutto complimenti. Grazie Luca, grazie innanzitutto di essere intervenuti a questa serata che abbiamo organizzato per presentare la stagione sportiva 2016-2017. È un piacere per noi avere te qui con l'emittente che rappresenti e dagli altri colleghi giornalisti della carta stampata. Questa sera, come detto, presenteremo la stagione sportiva che sarà ricca di impegni per la nostra società. Quest'anno, oltre al campionato di Serie B che andremo a disputare con la prima squadra, che sarà un campionato impegnativo in quanto, essendo girone unico, ci troverà a confrontarci con compagini della Sicilia, della Calabria, della Campania, del Lazio e dell'Abruzzo. La nostra Under 18 l'anno scorso ha conquistato il campionato Elite, che è il gota di questa categoria a livello nazionale, e si cimenterà con altre 10 squadre dell'area 4. Domenica avremo la finale dell'Under 16, se riuscisse a vincere e conquistasse questo successo, riuscirebbe ad entrare anche lei nell'Elite, che rappresenta il massimo della categoria in Italia. Come dire, la base è solida e talentuosa. La base deve essere coltivata quotidianamente e annualmente, perché se non si riescono ad acquisire numeri sulle giovani leve non riuscirai mai a mantenere una società di dilettanti, perché alla fine tutti i nostri ragazzi praticano questo sport solo per il piacere di giocare, nessuno percepisce compenso economico, quindi è una vera e propria passione, e se non riesci come società ad aumentare il serbatoio di atleti inevitabilmente nel corso degli anni rischieresti di trovarti scoperto. È tornato a casa Dario Pallotta, oltre a lui altri acquisti? Quest'anno c'è stato il rientro di Dario, che aveva promesso a noi già lo scorso anno di indossare nuovamente i colori giallo-neri per la stagione 2016-2017. Insieme a lui c'è stato un rientro di diversi atleti che nelle scorse stagioni avevano militato in altre squadre del comprensorio come Capistrello o anche squadre aquilane. Abbiamo costituito un bel gruppo, sono circa 38 ragazzi che affronteranno questa stagione, la qualità c'è, la voglia c'è, il nostro obiettivo stagionale è solo ed esclusivamente quello di riuscire a conquistare il più presto possibile una salvezza.
Se dovesse venire qualcosa in più, tutto di guadagnato, ma l'importante è mantenere la categoria anche per questa stagione. Ai nostri microfoni Mario Babbo, che è un po' il padrone di casa, il decano, ma è anche consigliere comunale di Arezzano e quindi rappresenta le istituzioni. Allora, nel fuori onda il presidente bussava a denari. Il presidente si bussa sempre a denari, ma chiunque ha fatto il presidente qui all'Arezzano Rugby ha bussato a denari, perché insomma, le società sportive oggi sappiamo che vivono delle difficoltà, e nonostante tutto le società in generale, e questa in particolare, io qui più che consigliere comunale mi sento un amico, mi sento di casa, uno di famiglia, sta lavorando, questa società sta lavorando appunto in maniera secondo me degna, e c'è necessità che l'amministrazione possa dare in qualche modo una mano. Si sta già provvedendo, perché stiamo cercando in tutti i modi di adeguare questa struttura, di renderla ancora più fruibile rispetto a come è in questo momento. In che modo? Allora, qui c'è una problematica relativa alla sicurezza, nel senso che c'è la necessità di uno sbocco stradale, si sta provvedendo appunto a creare un anello, quindi un nuovo tratto di strada. Si uscirà su via 20 settembre? Sì, diciamo di sì. E l'altra cosa che si sta cercando di fare in tutti i modi è quella di risistemare gli spogliatoi e possibilmente ampliarli. Vediamo un attimino di portare a termine questa operazione. Allora io mi allargo e faccio le veci del presidente. Una tribuna coperta in futuro? Se Dio vuole, anche una tribuna coperta in futuro, partendo dal presupposto che, vi ripeto, questa per me è una casa, però insomma, per il ruolo che rivesto non vanno trascurati neanche poi altri impianti della città, quindi c'è necessità di mettere un po' le mani dappertutto. Vediamo di riuscirci. Cosa ha rappresentato e cosa rappresenta l'Arezzano Rugby per Arezzano? Ma guarda, per Arezzano ha rappresentato e secondo me rappresenta tuttora una realtà importantissima, una società sportiva che ha una funzione secondo me anche sociale, perché comunque sia ha tolto tanti ragazzi dalla strada, li ha portati su un campo da rugby, che è uno sport ancora estremamente sano, non perché gli altri non lo siano, ma io sono particolarmente legato a questo e quindi l'ho vissuto come veramente una famiglia. I rapporti che si sono creati negli anni con i miei amici sono quelli che io mantengo anche attualmente. E che cosa dire, loro stanno facendo secondo me un ottimo lavoro per provare a riportare le fasti di un tempo, e quindi non posso far altro che fare complimenti a questa società, a tutte le persone che ruotano attorno a questo ambiente, e un grande in bocca al lupo per questo campionato che sta per iniziare. Quanto somiglia l'Arezzano Rugby e il movimento che c'è attorno a quello che c'era ai tempi di Mario Babbo? Ma guarda, oddio, forse io ho vissuto in un momento rugbistico di particolare rilievo qui ad Arezzano, perché effettivamente soprattutto gli ultimi anni che ho giocato, quindi 5-6 anni fa, la città era veramente molto molto appassionata a questo sport. Forse in quel momento eravamo la società che andava per la maggiore qui ad Arezzano. Però anche oggi, insomma, in qualche modo vediamo i risultati, perché l'Under 16 che gioca una finale per andare a disputare un campionato elite, l'Under 18 che sta disputando un campionato elite, la prima squadra che è vero ha dovuto ricostruire, ha dovuto in qualche modo rincominciare, però si sta districando bene in un campionato di Serie B, quindi credo che anche oggi possa rappresentare veramente una realtà seria, una realtà consolidata. Passiamo ai quadri tecnici con il veterano Alberto Santucci, anche se in realtà veterani sono ormai anche Luca Terrenzio e Corrado Di Stefano. Si è tornati alle origini, c'è un girone unico, non ci sono più i micro gironi, i micro gruppi zonali. Contento? Ma contento, è una cosa diversa, è sicuramente più regolare, più veritiera anche sui verdetti che il campo darà, una formula del genere. Sicuramente più impegnativa, più complessa, perché bisognerà affrontare un campionato lungo e difficile anche a livello logistico, organizzativo, con trasferte in Sicilia e in Calabria, e con squadre anche attrezzate per fare il salto di categoria. Quindi ci sono degli aspetti sia negativi che positivi per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, del girone in questo modo, però sicuramente i valori veri poi alla fine verranno fuori meglio con questa formula rispetto a quella degli anni passati. Allora, il presidente ci parlava di obiettivo salvezza, è un po' riduttivo? Beh, questo è sempre l'obiettivo con cui partiamo, però non ti nascondo, insomma, che sia io che Alberto che Corrado
nutriamo la speranza di fare un buon campionato, almeno a metà classifica, se non nelle zone alte. Chi temete? E temiamo le squadre quelle più titolate, quelle che da anni stanno in Serie B, che hanno una struttura societaria, anche Reggio Calabria stessa o qualche squadra di queste di Roma. Alcune sono nuove per noi in Serie B, diciamo, ci abbiamo giocato negli anni passati, però sono molti anni che non le incontriamo. L'unico derby sarà con Pagani. Quello è sempre un derby con Paganica. È storico. Grande classe. Sì, sì. Allora, invece noi passiamo a Corrado, al quale chiediamo dal punto di vista atletico innanzitutto quanti giovani curi. Beh, abbiamo una bella rosa di ragazzi dell'Under 18 che quest'anno daranno una grossa mano alla prima squadra, chiaramente non trascurando, anzi avendo come priorità il loro campionato. Ci sono dei giovani molto promettenti, insomma, dei ragazzi che già hanno esordito lo scorso anno in Serie B. E quest'anno abbiamo iniziato la preparazione a luglio, quindi con largo anticipo. Mi sembra giusto, qualche numero me lo fai come quantità di giocatori, la rosa dell'Under 18, Under 16 e la prima squadra? Under 16, prima squadra e 18, siamo intorno alle 60-70 unità, credo. E tornando invece a parlare della prima squadra, l'età media qual è? Ci sono stati nuovi arrivi? Nuovi arrivi non c'è stato qualche ragazzo che è venuto da Sora, c'è stato qualche rientro e quindi l'età media è abbastanza bassa, adesso non so di preciso, però insomma sono molti giovani. Cosa avete, cosa vi manca? Cosa ci manca? Il campionato è lungo e ci vorrebbe una rosa un po' più ampia. Dobbiamo sperare un po' nella fortuna di non avere infortuni. E come andrà? Non si sa questo come andrà. Speriamo bene. Per adesso però insomma è andata bene. No, perché durante la preparazione possono sempre accadere. No, vabbè, qualche acciacco c'è stato, ma vabbè, fa parte del gioco, quindi bisogna metterlo in conto. Ci si allena e si cerca di allenarci meglio anche per evitare e per ridurre gli infortuni ovviamente. E siamo un po' corti come rosa in alcuni ruoli, in mischia, in prima linea soprattutto, e dovremmo fare di necessità virtù. Non c'è una rosa molto ampia sotto questo punto di vista. Già domenica avremo qualche difficoltà in queste posizioni, però questa è la situazione, quindi l'affrontiamo e andiamo avanti cercando di dare il meglio. Poi è una squadra che sicuramente dovrà crescere strada facendo. Dobbiamo bruciare le tappe su alcune situazioni, dobbiamo utilizzare anche le partite per crescere, per allenarci, tra virgolette, diciamo così. Solitamente in questo punto del campo arrivano le palline da tennis, noi però questa volta abbiamo voluto trasgredire un po' le regole. Abbiamo preso un bel divanetto e ci siamo seduti qui in mezzo al campo da tennis. Siamo nel circolo tennis La Pineta di Avezzano con Cellini e Di Vito, rispettivamente tesoriere ma factotum di questa società, di questo circolo, e Di Vito poi invece il responsabile tecnico di diversi settori, ma con lui parleremo fra un attimo. Allora, Enzo Cellini, io lo conosco come Enzo, anche se si chiama Vincenzo, perché ci conosciamo da una vita. Iniziano le scuole, inizia la stagione autunnale e invernale. Ecco, con quali programmi il circolo tennis La Pineta si appresta ad affrontare il prossimo inverno? Ma il programma, diciamo che inizia dall'anno e da gennaio e dura tutto l'anno, ma praticamente non ha fine. Diciamo, abbiamo fatto un periodo estivo abbastanza intenso, sia come scuole che come attività agonistica, con tornei di terza categoria, quarta categoria e seconda categoria, quindi abbiamo rifatto l'Open e adesso ci accingiamo a fare un'altra attività agonistica, ma non sottovalutiamo anche l'aspetto sociale, tant'è vero che noi organizziamo durante il periodo invernale, da ottobre fino ad aprile, un torneo invernale dedicato a tutti i soci,
un torneo a squadre dove tutti si giocano tra di loro livelli, per fasce di livello, per cui il più scarso gioca col più scarso, il meno forte col meno forte, il più forte col più forte, però tutti possono vincere. Quindi è un'attività sociale che tiene coinvolto e tiene impegnati tutti i soci, diciamo a partire da ottobre fino ad aprile. Senti, ma allora in che modo vengono selezionati? Perché sentirsi dire tu sei il più scarso, giochi con quello più scarso, potrebbe pungere l'amor proprio magari del giocatore, no? No, invece questa è una formula azzeccatissima, sono 10 anni che ormai lo facciamo. Praticamente è come quando noi giocavamo a pallone e c'erano i due più forti capitani, facevamo la conta e sceglievamo, cominciamo a scegliere i giocatori. Quindi io e te che siamo i più forti, cominciamo a scegliere, secondo me il più forte è quello, quindi è di prima fascia. Poi rifacciamo la conta e a scalare, però non si lamenta nessuno, perché anche quello che tra virgolette gioca di meno bene, comunque si confronta a giocare con quello meno bene, per cui il livello è sempre lo stesso ed è agonisticamente molto valido. E gli sfottò non mancano. Questo è sicuro, non mancano mai. Di Vito, parliamo di cose più serie, parliamo di agonismo. Allora, ci sono diverse squadre, iniziano diversi tornei, diversi campionati, Serie C, maschile, femminile, ecco. A te dirci che cosa e quante squadre e quanti ragazzi sono impegnati per il vostro circolo. Allora, nella nostra attività vengono impegnati nel periodo invernale circa 80 atleti. 80 atleti che poi vengono selezionati per il loro livello a far parte poi delle squadre che andranno ad affrontare tutti quanti gli altri circoli. Noi quest'anno abbiamo avuto un risultato, diciamo, storico, perché siamo arrivati alla conquista della Serie C femminile, quindi le ragazze dalla D1, tre ragazze del nostro vivaio, una ragazza di 12 anni, una ragazza di 16, una ragazza di 18, hanno proprio l'altro ieri vinto nello stadio di Pescara e hanno conquistato la Serie C, che per noi è un traguardo storico importante per questo circolo che mancava da circa 30 anni. E hanno fatto bene anche la Serie C maschile, che si è salvata, l'altra D1 femminile che si è salvata senza problemi, e la D1 maschile che è stata un pochino sfortunata perché era ad un passo dalla qualificazione per andare in Serie C. Purtroppo un paio di match point avuti durante la partita non sono andati a buon fine e sono rimasti nella loro serie, ma il prossimo anno sicuramente punteranno alla vittoria. Senti, in questo genere di campionati durante il periodo invernale spesso accade che un circolo va ad acquistare, io uso questo termine ma è assolutamente improprio, un elemento per rinforzare la propria squadra, un elemento che magari non c'entra niente con quel circolo. Ecco, che senso ha agire in questo modo? Beh, di solito si fa una programmazione, a seconda dell'obiettivo che si cerca e si definisce all'inizio dell'anno verranno fatti degli acquisti o meno. Devo dire che quest'anno il nostro circolo è stato bravo per tutto il lavoro che ha fatto e non ha coinvolto nessun atleta degli altri circoli. E proprio questa annata così positiva ci ha fatto pervenire in questi giorni tantissime richieste da altri atleti per poter partecipare alle squadre, alle nostre competizioni durante l'inverno. Quindi per la prima volta c'è un cambio di tendenza, non siamo più noi che cerchiamo ma sono gli altri che ci cercano, e per noi è un grandissimo risultato questo. Però vengono magari a togliere spazio ai vostri. Beh, tolgono spazio no, diciamo che noi cerchiamo sempre nel limite di rafforzare tutte le squadre, quindi probabilmente l'atleta che noi scegliamo per la squadra di punta darà spazio a un altro atleta che entrerà, magari un atleta che dalla C scende in D1 è per noi un valore aggiunto nella D1 per cercare di portare anche la D1 in C, quindi bene o male riusciamo sempre a far contenti tutti. Ma al di là, Enzo, del fatto che si possa o meno vincere il torneo, se un giocatore di qualità viene nel circolo chiaramente diventa esempio anche per i vostri ragazzi, per quelli più giovani soprattutto. Ma sicuramente alza il livello, per cui è di stimolo per tutti. Sicuramente è benvenuto, sotto tutti i punti di vista. Quanti soci avete iscritti oggi? Ma abbiamo circa 180 soci. Adesso ne abbiamo fatto anche nuove iniziative per cercare di far venire più persone possibili con diciamo un'iscrizione diciamo molto leggera, simbolica, affinché per il primo anno possano venire e conoscere questa realtà. Quanti maestri, quanti insegnanti? Ma di maestri ne abbiamo 5-6, mi sembra, che diciamo ruotano attraverso la scuola tennis, corsi per adulti, corsi per ragazzi e appunto le scuole agonistiche. I più piccini, quelli proprio alle prime armi, quanti ne avete? Ma ogni tanto cambiano, ma in genere penso una quindicina, una decina, iniziando dai 6 anni in su. Più maschi o femmine? Beh, purtroppo sono ancora più maschi, sono poche le bambine.
Però le bambine, le femmine Ucce adesso hanno la loro squadra di Serie C. In quante contribuiscono a questo gruppo? Per quanto riguarda la Serie C cambia qualcosina, perché in D1 erano soltanto due singoli e un doppio, mentre in C diventeranno tre singoli e un doppio, quindi per forza di cose il prossimo anno saremo costretti, e siamo contenti di questo, a cercare di rinforzare un pochettino la squadra che quest'anno ha combattuto e ha raggiunto la Serie C. Il vivaio stiamo facendo in questi giorni delle pubblicità, andiamo a scuola, invitiamo delle scuole qui per cercare di aumentare un pochettino la base, quindi ragazzini dai 6 anni, tra i 6 e gli 8, tra i 6 e i 10, che sono poi il fulcro dell'attività che verrà nei prossimi anni. Quindi si incomincia adesso con l'inizio delle scuole, si finirà probabilmente a giugno, se vogliamo prendere come riferimento l'anno scolastico, quali risultati sperate di ottenere? Beh, speriamo di innanzitutto mantenere tutto quello che abbiamo conquistato fin qui, perché ripeto, l'abbiamo conquistato semplicemente con i ragazzi che noi alleniamo tutti i giorni, con i quali tutti i giorni siamo in campo e dedichiamo del tempo. Quindi già per noi mantenere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è importantissimo. Speriamo nella Serie C maschile, nella D1 maschile, di riuscire a competere per un palcoscenico maggiore. Concludo con te, una passione è il tennis, un'altra passione è il golf. Ecco, più l'una o più l'altra? Ma tutte e due, lo sport a me piace tantissimo, dal calcio al tennis al golf, lo sport è bellissimo. Ma per diventare un buon golfista è importante saper giocare bene a tennis? Ma sono due sport molto tecnici, quindi diciamo è predisposto, diciamo, se uno gioca a tennis è predisposto per il golf, sì. Siamo arrivati anche per questa puntata al momento dei saluti, ma come sempre diamo uno sguardo al programma calcistico della prossima domenica. Per quanto riguarda il campionato di Serie D, prima trasferta in Sardegna per l'Avezzano, sarà ospite della Nuorese. Nuorese che è in risalita e in questa domenica ha vinto addirittura fuori casa sul campo dell'Albalunga. Nuorese che ha 9 punti, l'Avezzano invece ha 10. Nel campionato di eccellenza il Paterno tornerà a giocare in casa allo Stadio dei Marzi contro l'Angolana, mentre il Capistrello giocherà fuori casa sul campo della capolista Martinsicuro. E infine il campionato di promozione, queste le partite: Balsorano contro Guerra, Celano Sant'Egidiese, San Benedetto Notaresco e Luco dei Marzi Giulianova. Luco dei Marzi si sta vivendo un momento particolare, si spera che la crisi possa risolversi. Era partita la squadra, la società biancazzurra con tanti bei progetti, ma è caduta la presidenza e ora tutto è in alto mare. Si spera ovviamente che si possa risolvere in modo positivo e questi sono anche i nostri auguri. Bene cari amici, con questo è tutto, grazie per la cortese attenzione come sempre, arrivederci a domenica prossima.